Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seems to vanish like a gambler's lucky streak when we're out together dancing cheek to cheek. How I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't hurt me half as much as dancing cheek to cheek. I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arms around you, that charm. Signore e signori, buonasera, benvenuti alla prima serata della prima edizione del Sicily Film Award, Festival del Film. Oggi, ovviamente, oltre al film che andremo a vedere, di cui vi spiegherò brevemente la trama fra poco, c'è l'esposizione dei due nostri artisti, Giuseppe Buonasera e Marco Massa, e la mostra è stata allestita da Vanessa Ruggeri e Laria Calapà. Grazie. Oggi, come dicevo, andremo a vedere un film, una pellicola famosissima, Il 7 e l'8, il paese di San Giovanni in Calice che vedrete nel film. In realtà è un paese fittizio, perché il paese che andrete a vedere è Santa Lucia del Mela. Magari non tutti lo sapevano, adesso ci farete caso quando andremo a vederlo. Benissimo, volge al termine la prima serata della prima edizione del Sicily Film Award. E prima di finire vorrei concludere con i ringraziamenti. Ringraziamo la Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di Regalbuto, filiale di Olivarella San Filippo del Mela, che ha fatto da sponsor a questa serata, e per aver permesso che questo evento avesse luogo. Ringraziamo il sindaco Giovanni Pino, l'assessore al turismo dello sport e spettacolo Teresa Artale, il presidente del consiglio Valentino Colosi, tutta l'amministrazione comunale, la giornalista Nadia Maio, l'assessorato regionale siciliano turismo e sport e spettacolo, Nino Ballarò, assessore per l'aiuto nell'organizzazione, l'ICFF Italian Contemporary Film Festival, che giudicherà il miglior cortometraggio siciliano alla fine di queste serate, e il vincitore volerà addirittura in Canada. E inoltre ringraziamo la Polizia Municipale e l'APC Cars per il servizio di sicurezza, Padre Stefano per il prezioso aiuto, gli artisti oggi presenti Giuseppe Buonasera e Marco Massa, Vanessa Ruggeri e Ilaria Calapà per aver organizzato le mostre artistiche che ci allieteranno in queste sere, e l'associazione Studio 23 in collaborazione con 23esima Strada. Inoltre vorrei ringraziare Francesco Iarrera per la fornitura elettrica, il signor Tarantino per essersi occupato della logistica, e Lorenzo e Francesco, i ragazzi dell'oratorio Giovanni Paolo II, per il trasporto e l'allestimento. Ricordiamo inoltre che il prossimo evento è il 4 agosto in via Salvo d'Acquisto Olivarella, di fronte all'oratorio appunto Giovanni Paolo II, ci sarà la proiezione del film Disney Oceania. Non mancate e buonanotte. Signori, buonasera e benvenuti alla seconda serata della prima edizione del Sicily Film Awards. Questa sera andremo a vedere un film d'animazione Disney, Oceania. Abbiamo scelto questo film perché parla di una ragazza che abita in un'isola fantastica come la nostra e che parte per imparare qualcosa che sulla propria isola non può imparare, però poi ritorna per dare questo qualcosa che ha imparato al proprio popolo, e così migliorare più o meno la vita di tutti quanti, come dovremmo fare, penso io, ognuno di noi, che se lasciamo la nostra isola dobbiamo fare per imparare delle skill
da riportare qui e far splendere quest'isola dalle enormi potenzialità in cui abitiamo. Comunque adesso vi lascio alla visione. Buona visione a tutti e buona serata. In principio c'era solo l'oceano, finché non emerse un'isola, l'isola madre, Tefiti. Al mio popolo servirebbe un grande navigatore. Ne hanno già uno. Grazie a tutti per la partecipazione a questa serata e vogliamo ringraziare anche lo sponsor Banca di Credito Cooperativa La Riscossa di Regabuto, filiale di Olivarella San Filippo del Mela, per aver permesso che questo evento avesse luogo, il sindaco Giovanni Pino, l'assessore al turismo, allo sport e allo spettacolo Teresa Artale, tutta l'amministrazione comunale, la giornalista Nadia Maio, l'assessorato regionale siciliano turismo, sport e spettacolo, l'ICFF canadese Italian Contemporary Film Festival, che premierà giorno 8 il miglior corto siciliano. Dopodiché la Polizia Municipale e l'APCARS per il servizio di sicurezza, Padre Stefano per il prezioso aiuto, senza il quale questa serata non avrebbe avuto luogo sicuramente, gli artisti che espongono lì, Federica Grasso e Antonio Saia, Vanessa Ruggeri e Ilaria Calabà per aver organizzato tutte le mostre artistiche, Associazione Studio 23 in collaborazione con 23esima Strada per l'organizzazione generale dell'evento, MB Service che ci ha fornito il service. E dopodiché volevo ricordare il prossimo appuntamento giorno 7 agosto a San Filippo del Mela, dove ci sarà in via Roma tutta una mostra artistica di circa 18 artisti, in piazza Fulci ci sarà uno street food e invece in piazza Duomo ci sarà la proiezione del film di Tornatore Malena. Quindi non mancate, buona serata e grazie a tutti. Festival del cinema chiamata Sicily Film Awards. Oggi andremo a presentare un film importante e diciamo forte da tanti punti di vista. Il titolo è Malena e il regista è Giuseppe Tornatore, sicilianissimo. Voglio spendere solamente due piccole parole per quanto riguarda questo film, perché molti ci hanno detto: ma un film così forte davanti alla chiesa con le scene che ha? Allora, il discorso è molto semplice, queste cose non dovrebbero esistere per vari motivi, perché è arte e l'arte, se bella, deve essere libera di essere appunto guardata da tutti, quindi non c'è contesto in cui sia appunto fuori contesto, quindi questo film non è assolutamente fuori contesto. Seconda cosa è la totale libertà d'espressione, che è una cosa che dobbiamo imparare tutti qui in Sicilia e che io spero che arrivi anche alle persone che hanno, diciamo, che siano più avanti con l'età,
di iniziare a essere liberi dentro se stessi di esprimersi e lasciare che gli altri si esprimano. E quindi anche, diciamo, la prima cosa che mi viene in mente sono i vostri figli. Lasciate che i vostri figli si esprimano al 100%, con qualsiasi modalità di espressione, perché così facendo tutto ciò che vogliono fare lo faranno qui e non avranno la necessità di doversi spostare, di dover partire, perché se nasciamo qui c'è un motivo, se nasciamo in Sicilia c'è un motivo, e quindi la cosa che adesso dobbiamo iniziare a coltivare dentro è la libertà. Più siamo liberi dentro, più possiamo costruire e far costruire anche agli altri e ai nostri figli. Quindi spero che sia questo il messaggio che passi questa sera, e spero che Malena, in tutta la sua bellezza, perché è un film bellissimo, è una delle opere più belle fatte in Italia e in Sicilia, spero che vi trasmetta questo, che non vi trasmetta l'immoralità, che non vi trasmetta, diciamo, il fastidio dei corpi nudi, delle scene forti, ma che vi trasmetta libertà e bellezza. Guardate questo film come se stesse guardando l'opera più bella del mondo. Grazie mille e spero che vi divertiate. Finito questo film c'è una grande mostra di artisti in via Roma e Punto Ristoro in piazza Fulci. Qui stanno esponendo Vanessa Ruggeri e Ilaria Calavà, due grandi artiste, una fotografa e una pittrice. Poi date anche un'occhiata a questi quadri. Grazie mille. Perché Fabio somma da scemo, ora che ho scoperto che è venuta qui con me. Scoprirà, ride come un dorme, va mi adora, la morte mi moriva da me fino alla notte. Fa la storia è nostra guerra, come un'altra brucia ma non crolla. Qui è io sono Gabriele. Gianmarco e Gabriele, proprio come gli angeli. L'angelo Gianmarco e l'angelo Gabriele. Arcangelo. Gabriele. Arcangelo Gabriele. Buonasera a tutti e benvenuti all'ultima serata di questa rassegna cinematografica chiamata Sicily Film Awards, che è stata accoppiata a un premio cinematografico che abbiamo creato quest'anno, prima edizione, in collaborazione col Canada, quindi già è partita come cosa internazionale. Il Canada ha premiato il miglior cortometraggio che si chiama Parrucchettia. Non abbiamo potuto farlo vedere nella serata di San Filippo perché ha piovuto, quindi è stata l'unica serata, quella delle premiazioni, che è stata annullata. E poi comunque li metteremo tutti sul web, i film, i cortometraggi premiati. Mentre stasera è ovviamente fuori concorso il nostro film Malamuri, che molti avranno visto e molti magari ancora no, la prima volta, con la collaborazione di Malanova, che sono vostri compaesani. Intanto vi ringraziamo perché siete stati anche la frazione che ha risposto di più, quindi siete più numerosi già dall'inizio, quindi già questa è una cosa bella. E niente, vi lasciamo al film e poi alla fine ci saranno i ringraziamenti finali e la mostra, chi vuole vederla anche adesso può andare, di Deborah Toscano e sempre Greta Bartuccio, anche loro di qui. Grazie mille. Thank you.
se vuole qualche notizia più dettagliata di quel giorno, si rivolga al signor Nicola. Nicola Pasta Casassa. Dietro questa storia sappiamo bene tutti cosa ci può essere. Senti, il vento che ciuscia, tu pensi ai capelli, il sole che brucia la mente, senti, la notte scura. Sia municipale l'APCARS, padre Stefano per il suo aiuto, gli artisti oggi presenti, Vanessa Ruggeri e Ilaria Calapà che hanno organizzato tutte le mostre artistiche, anzi vi consiglio di andare a vedere la mostra che c'è qui dietro. L'associazione Studio 23 e 23esima Strada Firma per tutta l'organizzazione. MB Service che ci ha seguito in tutte le serate e tutti coloro, se non so, ho dimenticato qualcuno, che hanno reso possibile questo evento. Grazie a tutti e buonanotte. So that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seems to vanish like gambler's lucky streak when we're out together dancing cheek to cheek. How I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't hurt me half as much as dancing cheek to cheek. I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arms around you, that charms about you will carry me through. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and it seems to find the happiness I see when we're out together swinging cheek to cheek.